Signore e signori, buongiorno, benvenuti non a casa mia, ma qui a Villa Grande di Monbaroccio, nel piccolo parcheggio davanti alla chiesa di Santa Susanna, dove è sistemato questo piccolo monumento, questo memoriale della Seconda Guerra Mondiale, creato dal signor Elio Gasparini utilizzando residuati bellici di vario tipo recuperati nei lavori agricoli. Scusate che mi sposto un po' perché il sole mi sta letteralmente abbagliando. Allora, perché torno nuovamente qui a Villa Grande di Monbaroccio di fronte a questo piccolo monumento? Per un semplice motivo: come sempre su Facebook sorgono piccole polemiche fondate sul nulla da parte di persone che oggettivamente di Seconda Guerra Mondiale, di tecnica o di mezzi militari ne sanno quanto io ne posso capire di fisica quantistica. Che cosa è successo? È successo che il solito fenomeno da baraccone ha detto testualmente che il Churchill era uno scassone. Questi che vedete qua dietro, questi qui, sono i cingoli del Churchill, dello Infantry Tank Mark IV A-22 Churchill, un bestione da 40 e passa tonnellate che si è fatto quasi tutta la guerra con onore, prestando servizio nel British Army e in diversi altri eserciti fino agli anni 50 inoltrati. Il Churchill, ripeto, di cui qui vedete i cingoli, era un carro armato lentissimo, poco armato, brutto, sgraziato, ma che aveva alcune caratteristiche decisamente interessanti. Innanzitutto, con il suo treno di rotolamento praticamente da macchina movimento terra, c'è tutta una serie di piccoli carrellini, tutta una serie di piccoli carrellini che sostenevano, insomma, che sostenevano il peso del mezzo e bastavano, come dire, quattro bulloni per svitarli e rimontarli. Dicevo, con il suo sistema di sospensioni era in grado di arrampicarsi ovunque. Se voi girate da queste parti, se voi girate per le Marche, se voi girate per i contrafforti che sono tra la Valle del Metauro e la Valle del Foglia, troverete colline, scoscese, forre, fossi, balze, troverete strade di campagna ripide, sconnesse, troverete un territorio infame sul quale operare con dei mezzi militari, sul quale operare con i carri armati, sul quale operare con i camion, con le jeep, un territorio nel quale era difficilissimo muoversi. Bene, signori, il Churchill era l'unico carro armato praticamente in grado di arrampicarsi quasi ovunque, su terreni che tuttora mettono in grave difficoltà persino macchine agricole moderne dotate di sistemi elettronici antislittamento e di sospensioni autolivellanti. Il Churchill era un carro, ripeto, lento, pesante, brutto, sgraziato, ma era un mezzo estremamente versatile, un mezzo che funzionava molto bene, un mezzo affidabile. Sicuramente era il miglior carro armato da fanteria in dotazione all'esercito britannico. C'era la variante, come ben sapete, non ve la sto a raccontare, ne ho anche parlato in uno dei miei video, c'era la variante col mortaio Petard, c'era la variante con il lanciafiamme, le varianti per il genio, i cosiddetti veicoli, i cosiddetti funnies di Hobart, il carro con la bobina, il carro con il ponte, il carro con le fascine, insomma tutta una serie di mezzi speciali per il genio basati sul Churchill che, ripeto, si dimostrarono assolutamente indispensabili per l'esercito britannico. E questi cingoli sono stati ritrovati qua vicino perché un Churchill era saltato su una mina. Che cosa fecero? Lo recuperarono, abbandonarono i cingoli nel campo, sostituirono i cingoli e le sospensioni danneggiate e nel giro di mezza giornata il carro era nuovamente in funzione. C'è da dire una cosa che molti non sanno: è vero, il Churchill era lento, è vero, il Churchill era pesante, brutto e sgraziato, è vero, il Churchill nella maggior parte delle versioni era armato soltanto con il pezzo da 57 mm.
Ma voi lo sapete qual è il carro più sicuro della Seconda Guerra Mondiale? Il carro che era quasi un'assicurazione sulla vita per gli equipaggi? Il carro più che ha avuto il maggior rateo di sopravvivenza degli equipaggi durante la Seconda Guerra Mondiale? Ve lo devo proprio dire? Ci arrivate da soli o vi faccio un disegnino? Eccolo qua, il Churchill. L'Infantry Tank Mark IV e A-22, il carro per fanteria tipo 4 A-22 Churchill, era il carro che garantiva agli equipaggi il miglior rateo di sopravvivenza, insieme allo Sherman, tanto per dire. Insomma, signori, rendiamo giustizia al ciabattone britannico. È vero, era grosso, è vero, era brutto, è vero, era lento e soprattutto pesante, ma lasciatevelo dire, nonostante il 56 avesse solo il 57 mm, rimaneva pur sempre un signor carro, che è stato indubbiamente il carro più sicuro per gli equipaggi di tutta la Seconda Guerra Mondiale. Niente Tigre, niente Panther, niente Sherman, niente Valentine, niente Cruiser, niente Crusader, niente Stalin, niente T-34. Il carro più sicuro per gli equipaggi di tutta la Seconda Guerra Mondiale era il ciabattone che montava questi cingoli qua, il Churchill. Quindi, cari signori, prima di parlar male del tartarugone corazzato britannico, pensateci bene, perché, ripeto, non era un carro perfetto, non era sicuramente il miglior carro della Seconda Guerra Mondiale, ma, ripeto, qui sul fronte italiano, se non fosse stato per i Churchill, la guerra sarebbe durata molti mesi di più, perché il Churchill realmente riusciva a passare dappertutto. Ho testimonianze dirette di come i Churchill siano riusciti a scollinare poggi e colline, a superare poggi e colline che oggettivamente qualsiasi altro mezzo meccanico non sarebbe riuscito a passare. Il Churchill, sì, il Churchill ci passava. Mio nonno, che viveva in cima ad una collina, si ritrovò con in casa i tedeschi che avevano installato un pezzo non un pezzo d'artiglieria, un osservatorio d'artiglieria. Molto spesso si trovò costretto ad aggiogare le vacche per tirare su fino in cima alla collina dove viveva le Kübelwagen o i camioncini che portavano rifornimenti ai tedeschi a casa sua e che si arenavano miseramente a metà della strada che portava su in cima alla collina. Io vi lascio immaginare la sorpresa di mio nonno e della sua famiglia quando si vide arrivare a casa sua, passando proprio diretti su per il fianco della collina, un plotone di Churchill polacchi. Vi lascio immaginare la sorpresa. C'era un ufficiale che parlava un po' di italiano e gli chiese: ma come siete riusciti ad arrivare fin quassù? E l'ufficiale rispose nel suo italiano stentato: con questi carri noi potere arrivare per tutto. Perché il Churchill era realmente in grado di arrampicarsi in posti che altri carri armati, compresi i ben più moderni Sherman, compresi i Panzer IV, compresi i Tigre, compresi i Panther, magari compresi anche i T-34 e gli Stalin, diciamo che si sarebbero arenati ovunque, tranne, cioè qualsiasi carro si sarebbe arenato, tranne che il Churchill. Il Churchill era l'unico carro armato veramente in grado di superare quasi senza danni le ripide e scoscese colline italiane. Insomma, signori, rendiamo giustizia a un mezzo, come dire, a un mezzo ingiustamente sottovalutato. Rendiamo giustizia a un mezzo che andrebbe ricordato con più affetto. Diamogli un pochino di affetto al povero Churchill, al povero ciabattone britannico. Insomma, signori, io vi ringrazio per l'attenzione, qui da Villa Grande di Monbaroccio è tutto, tanti cari saluti da me e dai cingoli del Churchill e come sempre arrivederci al mio prossimo video. Come sempre vi ricordo, se non siete iscritti
iscrivetevi al canale, cliccate sulla campanellina degli avvisi, fatemi sapere che cosa ne pensate, aspetto i vostri commenti qua sotto e soprattutto arrivederci al mio prossimo video e quindi ciao!